I suggestivi ambienti del monastero di Colonna hanno ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione della Trani Triathlon Sprint, gara appartenente al circuito nazionale Gold, che vedrà i migliori interpreti della disciplina giungere proprio a Trani e sarà valida anche per il campionato regionale Age Group. A fare gli onori di casa il presidente della società organizzatrice atletica Tommaso Assi and Triathlon, Giovanni Assi. Quest'anno davvero per noi una grande soddisfazione, unica tappa di un circuito nazionale, unica tappa nel mezzogiorno, quindi motivo di lusso sicuramente per la nostra associazione sportiva, ma motivo di lusso per la nostra fantastica Trani e credo più in generale per la nostra regione. Abbiamo quasi 300 triatleti provenienti da ogni parte d'Italia, quindi dal Trentino piuttosto che dalla Sicilia, quindi avranno sicuramente modo, oltre che per gareggiare, anche per conoscere le nostre fantastiche bellezze. L'evento, che dura poche ore, ti porta dietro un'organizzazione di un anno e questa organizzazione, senza la grande famiglia della Tommaso Assi, sottolineo, tutti volontari che tolgono tempo alle proprie famiglie, al proprio lavoro, per regalare, perché poi è questo, regalare un evento sportivo alla nostra città. Sport e solidarietà, sport e salute, e la partnership con la LILT del professor Schittulli credo che non possa essere la partnership più giusta per raccontare quanto lo sport debba essere vicino alle persone che meno fortunate. La competizione, che si terrà con partenza e arrivo nella suggestiva Baia dei Pescatori a ridosso di Piazza Marinai d'Italia, sarà articolata in tre fasi. La prima di 750 metri a nuoto, a seguire 20 km in bicicletta e quindi 5 km di corsa. Il numero degli iscritti ha già superato quello dello scorso anno, con atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia. Il triathlon torna in maniera importante, il triathlon la fa da protagonista in Puglia. Una gara di Trani che per il secondo anno è Gold e che comunque di rango nazionale, essendo terza tappa del circuito nazionale di Triathlon Sprint, è per noi veramente la ciliegina sulla torta su un triennio fantastico. La Puglia ha dimostrato di essere capace di avere una leadership nel meridione importante. Siamo la regione che ha raggiunto i più alti numeri, che ha avuto la maggiore crescita in termini percentuali e che per la prima volta proprio con le elezioni sono svolte il 31 agosto a livello nazionale, è anche rappresentata nel Consiglio nazionale attraverso Nicola Entini, cosa che non era mai successo prima. In ottica che ci presentiamo alle prossime elezioni del prossimo quadriennio in maniera forte, importante e con una comunità che sta dimostrando di essere in grado di affrontare le difficoltà a livello nazionale per il futuro.